Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video di Gioca con me, giochi per bambini. Oggi giocheremo di nuovo insieme allo specialista delle unghie. Abbiamo già giocato insieme a questa applicazione e oggi giocheremo insieme allo specialista delle unghie 3. Vediamo subito di cosa si tratta. Vediamo. Lo specialista delle unghie 3. Eccolo qui. Schiacciamo play. Vedete, abbiamo diversi tipi di piedi tra cui scegliere e abbiamo anche diversi trattamenti. Quindi possiamo scegliere quello che più ci piace, quello con cui vogliamo intrattenerci. In questo caso abbiamo un piede un pochino mal ridotto, possiamo dire, un piede un po' infortunato e quindi, come avete visto, abbiamo tolto le spine con la pinzetta. Ecco fatto. Quindi abbiamo tolto le spine e adesso dobbiamo passare a fare la puntura in questo modo. Benissimo. Spingiamo in questo modo e facciamo la puntura. Adesso dovremo farne un'altra perché vedete che c'è un'altra ferita su questo dito e quindi facciamo un'altra puntura anche qui. Benissimo. Perfetto. Quindi adesso dobbiamo proseguire con il nostro trattamento e mettiamo un bel cerottino e un altro qua. Quindi due cerottini dove abbiamo fatto le punture. E adesso con questo batuffolo di cotone andiamo a disinfettare o comunque andiamo a ripassare queste ferite, quindi ci passiamo sopra. È rimasta questa qui, vediamo cosa possiamo fare. Ah, giusto, dobbiamo occuparci di questo problemino all'alluce, però ad esempio quest'altra ferita non va via, quella che abbiamo sul dorso del piede. Però vediamo di occuparci di questa ferita che abbiamo sull'alluce. Quindi, perfetto, vedete col cubetto di ghiaccio abbiamo sgonfiato questa ferita e adesso è scomparsa del tutto. Quindi bisogna usare un po' di ghiaccio. Invece per questa ferita qui, probabilmente la crema. Infatti, perfetto. Quindi le nostre stelline ci comunicano che è tutto a posto, però adesso vedete, dobbiamo mettere a posto l'ossicino, così. E poi mettiamo anche un bel bendaggio per tenere fermo tutto. Benissimo. Così il nostro alluce guarisce. Benissimo, direi che questo piede è a posto, è stato guarito e adesso possiamo andare avanti. In questo caso abbiamo una bella unghia rotta e vedete che all'interno ci sono addirittura degli insetti, quindi abbiamo dei microbi, dei batteri che dobbiamo sconfiggere. Con questi strumenti andiamo ad eliminarli. Vedete, ce ne sono un po'. Ci sono un po' di microbi, c'è qualche ferita, quindi dobbiamo un po' utilizzare la crema, come in questo caso, così la ferita si rimargina ancora qui. E
la pomatina, ancora in questo caso, e anche qui. Vedete? Anche qui abbiamo altre ferite. Dobbiamo utilizzare questo laser. Ancora qui. Per eliminare tutti questi. Non saprei nemmeno come definirli, se sono batteri. Ok, noi comunque li togliamo in ogni caso, perché dobbiamo guarire la nostra unghia. Questa è una specie di. Una specie di aspiratore, possiamo dire. Sì, insomma, di aspiratore di batteri. E bene, vedete, l'unghia è tornata alla normalità. E adesso prendiamo questo piede. Anche questo piede non è messo benissimo. Prima di tutto dobbiamo lavarlo, perché vedete è molto sporco, è un po' nero, quindi insaponiamo e sciacquiamo, così. E adesso andiamo ad asciugare con questo telo rosa. Poi con questi cotton fioc andiamo a pulire le unghie in questo modo, così, e poi ancora un pochino. Dobbiamo raschiare via bene, le stelline ci danno l'ok. Adesso insaponiamo ancora, perché non è stato lavato via del tutto lo sporco. Quindi vediamo un po' se adesso la situazione migliora. Sì, decisamente, vedete, quando appaiono le stelline è perché la missione è stata portata a termine, perlomeno quel compito particolare. Poi adesso dobbiamo ancora finire di sistemare ancora qualcosina, ad esempio questi pelacci. Dobbiamo estirparli. Questa è una specie di luce pulsata, se vogliamo. Penso che si possa definire così. E adesso tagliamo anche le unghie, perché sono un po' lunghette. Così. E poi per questi pelacci dobbiamo usare la forbice. Perlomeno inizialmente, vedete? Perché poi la luce pulsata può essere usata in un secondo momento. Ok, quindi adesso togliamo queste macchie rosse. Ok. Benissimo. Togliamo anche queste. Perfetto. Ok, anche questo piede è stato riportato alla normalità. E
E bene, questo quindi era il dottore delle unghie 3. Avete visto che cosa si può fare con questa applicazione? Ci sono diversi tipi di piedi, diversi tipi di trattamenti. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, condividetelo con i vostri amici. Potete anche iscrivervi gratuitamente al mio canale. Io vi saluto e alla prossima. Ciao!